Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un decluttering estremo del mio armadio perché era ridotto un po' male e non so se perché mia madre mi ha passato questa abitudine o se è una cosa che riguarda tutto il mondo, ma in primavera sento il bisogno di cambiare tutto, rinnovare tutto e svuotare tutta la casa. Siccome questo è il terzo decluttering nel giro di un anno, perché io tendo a farne uno ogni cambio di stagione. Stavolta però mi sono attrezzata un po' meglio e ho studiato, infatti voglio mettere in pratica il metodo Marie Kondo e per fare questo mi sono fatta una checklist per aiutarmi a seguire il metodo e oltre a fare esattamente quello che suggerisce lei, e cioè di tirare fuori tutto quello che possiede in termini di abbigliamento per farti rendere conto di quello che veramente possiedi e quante cose possiedi, infatti io ne possiedo troppe, e poi andare a vedere ogni cosa una per una e capire se prendendola in mano ti dà una bella sensazione oppure no, e se no vuol dire che va scartata. Ma voglio andare oltre perché io tendo ad essere molto legata ai miei vestiti, infatti ne ho tantissimi, molti di questi non li metto da un sacco di tempo e quindi oltre a dire mi dà una bella sensazione o meno, voglio anche capire se mi sta davvero bene, se è una cosa che mi valorizza e se è nello stile che voglio indossare io. Ovviamente i sì vanno da una parte mentre i no da un'altra e per i no, quelli che non saranno proprio da buttare, li farò vedere a mia sorella se magari a lei possono interessare, poi qualcuno lo metterò in vendita e qualcun altro invece andrà donato. E comunque tutte le cose che non piaceranno neanche a mia sorella e che non riuscirò a vendere, le donerò perché non possono più stare nel mio armadio. Basta. Detto questo, mettiamoci all'opera perché c'è tantissimo da fare e io non vedo l'ora di sbarazzarmi di un sacco di roba inutile. Infatti, molte di queste cose so già che non le voglio più. Ovviamente mi devo far aiutare dalla magica Rella per mettere in ordine tutto questo casino e partirò dalle cose non proprio da tutti i giorni e sono quelle cose tipo che una volta si mettevano per andare a feste e per uscire molte di queste cose non le ho mai messe, mai, proprio una volta. Altra cosa, le cose che rimangono nell'armadio non devono avere l'etichetta. Se hanno l'etichetta vuol dire che non devono rimanere nell'armadio. Chiaro? Basta, quindi se è una cosa che voglio tenere, tagliamo l'etichetta. Sono più o meno a buon punto perché questa parte è tutta un no ed è stato abbastanza facile finora metterli via, mentre tutta questa è assolutamente un sì. Ora viene la parte più difficile però perché sto cominciando a metterci più tempo per capire se è un sì o un no e sto trovando un sacco di cose che sono tipo da provare per capire se sono un no o un sì. Un'altra cosa che vi volevo far vedere è il metodo in cui piega Marie Kondo i vestiti. Ovviamente io non sono la persona giusta per farvele vedere, vi consiglierei di andare a cercare i video originali in cui lei piega l'abbigliamento per capire bene come funziona. Io per ora sono riuscita a piegare i jeans. Li metto giù perché sennò rischi di farli cadere tutti. Intanto sono riuscita a piegare questa parte qui. E ora dobbiamo anche capire dove metterli. Ho bisogno di una mano per alcune cose su cui non riesco a decidere perché non so se mi stanno bene o no. E allora vi chiedo di aiutarmi. Ovviamente per farmi aiutare da voi darò un numero a ognuna di queste cose che proverò, così mi direte sotto nei commenti quale secondo voi è un no assoluto. La prima è questa che probabilmente è un no, ma ditemi anche voi. Numero 1, sì, no.
La cosa bella è che è in lino e so che in realtà in estate ne avrò bisogno, ma se la do via vuol dire che c'è spazio per altre cose nuove. Il pezzo numero due è questo maglioncino qui che a me piace un sacco, ma sono 2 anni che non metto perché le cose cropped non vanno tanto più di moda, in teoria. O sono io che sono leggermente invecchiata e quindi no, è che mi sta piccolo, questo è il problema. Il pezzo numero 3 è questa magliettina qua, che è carinissima, ma secondo me è un po' outdated. Non vorrei farmi condizionare dal fatto che non usciamo da un bel po' e quindi il fatto di avere cose che prima mettevo per uscire adesso mi sembrano un po' inutili e quindi ditemi voi. Il pezzo numero 4 è questo bellissimo top, ma il fatto è che il colore non mi convince più di tanto ormai e le maniche che ormai sono andate abbastanza fuori moda. E non so se vale la pena tenerlo o meno. Però in realtà è stupendo questo top, è veramente bellissimo, solo che sarà il fatto che non usciamo. Basta, do la colpa a questo, ma per favore aiutatemi a decidere. Il pezzo numero 5 è un altro che potenzialmente è un no. Perché di nuovo le maniche sono giusto un pochino fuori moda. E non mi convince tanto, ma, e qui abbiamo un grande ma che non mi aiuta a decidere, ed è il cutout, perché quest'anno apparentemente va il cutout. Quindi, cosa facciamo? Lo teniamo perché ha questa parte qua, questo dettaglio qua che va di moda, oppure lo scartiamo per le maniche. Cosa ne pensate? Il numero, credo, 9 sono questi jeans che sono un sì, quasi convinto al 100% per me, ma in teoria li dovrei tagliare un po'. E questa è un'altra cosa importantissima per quando si fa decluttering dell'armadio, cioè di non tenere cose che non ci stanno bene e quindi o si aggiustano o si buttano via. Questi comunque sono dei Levi's. I Levi's per me sono amore puro e non riesco a liberarmene e questo è un problema, ma penso che aggiustandoli poi sono perfetti perché comunque mi stanno benissimo. Cosa ne pensate? Ho ragione o sono troppo accecata dall'amore? Un paio di cose no. Troppo anni 90, troppo consumato al mio primissimo reggiseno di quando ho iniziato a fare palestra seriamente e quindi sono quasi 4 anni fa, se non di più. Questo è pieno di buchi, questo è no ormai, consumato, consumati, consumato, consumati. Perché? Perché un body senza clip? Come la faccio la pipì? Come? Non ci siamo. Consumata, tovaglia, consumati. Questo non è il mio colore. Consumata, consumate e un po' di altre cosine che sono ormai troppo vecchio stile, troppo consumate, camicie ingiallite e camicie che non mi piacciono più, vestitino carino ma che non mi piace più, cose che non mi stanno troppo bene e quindi abbiamo tutta questa parte qui che sono cose super no. Poi invece qua volevo farvi vedere questo che è un piccolo progresso per il mio armadio, e cioè questa cosa di sistemare tutti i vestiti dal più chiaro al più scuro, che dà un senso di ordine ed è più piacevole per l'occhio da vedere e
immediatamente quando vedi le cose disposte in questo modo ti sembrano anche più ordinate. È incredibile come ho tirato fuori un bel po' di camicie bianche e comunque ne ho abbastanza anche senza quelle che ho tirato fuori. Wow, sono davvero molto orgogliosa di me. L'armadio ora è quasi pronto. Ho sistemato tutte le cose appese, ho sistemato i jeans là sotto, ho sistemato tutti i maglioni perché ovviamente sto filmando molto prima rispetto a quando vedrete voi questo video e quindi non metto ancora via tutti i maglioni perché è un po' presto. Quelle invece sono tutte le maglie e maglioni da mettere in casa. E poi invece il cassetto che mi avanza lo userò per l'intimo. E poi devo dire che mi è rimasta ancora tutta questa parte vuota, quindi ottimo perché ho ancora più spazio da riempire. Stavolta mi sono davvero superata, sono super contenta. Allora, questa è tutto quello che sono riuscita a tirare fuori dall'armadio ed è roba da scartare. Non c'è nulla che si può recuperare in tutto questo e in realtà sono tutte cose che possono ancora essere riutilizzate, però non sono vendibili e nemmeno regalabili. Nel senso che le porterò a riciclare e speriamo che i tessuti possano essere riutilizzati nel ciclo produttivo. Queste invece sono tutte delle belle cosine che non sono rovinate e quindi proverò a venderle e nel caso se non riesco a venderle andranno in donazione. Però, wow! Sono troppo felice. Qui sono riuscita a sistemare molto molto bene tutto quanto. Questo è il reparto calzini, ne ho davvero tanti, li ho divisi per utilizzo. Poi lì ci sono tutte le calze un pochino più pesantine e poi da questa parte invece i calzini da allenamento, i calzini leggerissimi e qualche cintura. E sono riuscita a sistemare bene tutti i miei gioiellini, dove sotto c'è solo delle cose brutte e non c'è nulla di coperto. In questo modo non devo tutte le mattine spostare per trovare altre cose sotto. Quindi ottima soluzione per il momento. Sono troppo felice del risultato finale. Spero di avervi dato un po' di ispirazione a svuotare un po' il vostro armadio da cose inutili, cose che non mettete più e che potrebbero trovare una casa migliore. Io come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!